tra poco, sono le 11:32, tra poco vado al lavoro, vi devo dare delle informazioni sulla, su quello che ho fatto in questi giorni, soprattutto dal punto di vista medico. Grazie alla mia amica che mi aveva consigliato l'iniezione di glutatione intramuscolo per la fibromialgia, ho conosciuto questo dottore che sta a Novara. Se lo volete andare a cercare, anche non solo per la patologia della fibromialgia, ma per anche altre patologie, si chiama Limontini, dottor Stefano Limontini, e riceve a Novara. Lo trovate su Google tranquillamente. Un medico ortopedico, qualcos'altro, ma anche studia praticamente la medicina cellulare. Lui mi ha preso una goccia di sangue, su appuntamento sono andata a un medico privato, prima vi informate bene come ho fatto io ci ho messo dei mesi prima di convincermi ad andare, anche perché al giorno d'oggi senti tanto parlare di questi medici qua che saltano fuori con delle soluzioni così anche fantasiose, e quindi cioè, la malfidenza è la prima cosa, cioè hai dubbi, soprattutto metterti nelle mani di qualcuno che magari ti prescrive cose strane. Invece sono andata, dico invece, perché alla fine di tutto, con lui che mi ha preso con la punturina che fanno i bambini per togliere il sangue, quindi non mi ha fatto neanche male, quella come per provare per il diabete e la glicemia, ha messo su delle piastrine, vetrini il mio sangue, l'ha analizzato al microscopio, che mi sembra il microscopio col coso scuro, se non erro, dico male, e mi ha analizzato le cellule del sangue, quindi io ho visto i miei globuli rossi, i miei globuli bianchi, ho visto la fibrina, questa specie di ragnatela all'interno della cellula, che è quella che e i cristalli che causano i dolori della fibromialgia, quindi esiste, c'è, è all'interno della cellula. La domanda sorge spontanea: perché allora gli altri dottori non lo fanno? E la risposta è: non ne ho la minima idea. Non lo so, so che lo studiano all'estero, infatti lui ha imparato all'estero, mi hanno spiegato che ha imparato all'estero ed è una tecnica che all'estero usano tranquillamente per trovare le varie patologie, ma il suo scopo non era curarmi la fibromialgia, nel senso che era vedere i miei problemi che ho, e quindi mi ha trovato problemi al fegato. Io erano anni che avevo la lingua che passava la mattina presto dal bianco al giallo, mente al verde, mi sentivo che avevo qualcosa, ma fatti i normali esami del sangue, quelli del fegato erano a posto, nella norma, precisiamo, erano nella norma, però c'era qualcosa che non andava secondo me, perché comunque il tuo corpo ti manda dei segnali. Quando mi ha detto il fegato appesantito, poi sono piena di metalli pesanti, radicali liberi, ma soprattutto ho tutte i globuli rossi che sono disidratati, attaccati uno all'altro, quindi privi di quella carica elettrolitica, non lo so, dovrebbero avere, per cui avvicinandosi uno all'altro si dovrebbero allontanare. Infatti poi ho chiesto anche a un altro medico, mi ha detto che è vero, è così, che questo è il globulo bianco vero, fa così, il globulo rosso, scusate, sto parlando di globuli rossi, così non devono essere attaccati uno all'altro, se sono attaccati uno all'altro vuol dire che non hanno forza e quindi ovviamente anche all'interno del corpo non fanno il loro lavoro come va fatto. Avevo un globulo bianco che si vedeva bello più grossino, che era lì mezzo morto anche quello, cioè anziché essere attivo e vivace, e niente, quindi mi ha dato una cura di integratori, voi dite sì, ma però integratori io già li prendo, il costo per 2 mesi di integratori non è neanche alto, è sui 170 euro, quindi ho sostituito prima di prendere sono andata a informare sul tipo di integratori eccetera, li ho ordinati, mi sono arrivati, mi dureranno 2 mesi e c'è uno anche a base di carciofo che serve. E niente, protocollo alimentare, lui non me l'ha dato perché mi ha detto prima ti devi disintossicare, e io mi sono già vista quando disintossicare, perché fai i tuoi disversi, ne ho parlato con un altro medico e mi ha detto sì, vuol dire che ti stai disintossicando, quindi a posto. Io oggi è lunedì, ho iniziato con la cosa mercoledì, quindi siamo proprio all'inizio. La cosa che ho visto, la prima cosa dopo qualche giorno, bianca giallina, ma neanche tanto gialla, è quasi tornata i colori che avevo tanti anni fa, sul bianco, ecco, diciamo, sul bianchino, non è bellissimo, però
E poi altre cose che ho, digerisco meglio, sì, sto bevendo dell'acqua, io sto andando avanti con la mia acqua del rubinetto, un integratore che praticamente, non so, fa qualcosa, è un coral mine, fa qualcosa all'acqua, non so cosa toglie, cosa aggiunge, forse aggiunge qualcosa dei sali minerali che servono, comunque mi aiuta tanto. È vero che sto facendo plim plim più spesso, quindi anche al lavoro devo chiedere di andare in bagno più spesso, però non è un problema, che va bene. Poi dopo che mi sarò disintossicata dovrò iniziare un protocollo alimentare, ma questo lui non mi ha detto niente, ma lo so già io, perché comunque sentendo vari pareri di medici diversi, comunque il protocollo alimentare, quello per la fibromialgia, è comune a molti, anche su quello che gira su Facebook, fibromialgia, dolore cronico, quella roba lì, e il protocollo alimentare è comunque importante. Noi siamo quello che mangiamo, i dolori che abbiamo sono anche, diciamo, aumentati o diminuiti in base a certe cose che assumiamo. Quindi sì, è vero, perché io mi accorgo che sto male quando aggiungo, sto peggio la mattina dopo quando mangio certe cose. Non ho, adesso io ho ricominciato a mangiare tutto tranquillamente, tranne, diciamo, cerco di evitare i pomodori, le melanzane e i peperoni. Le patate purtroppo non mi punto debole. Adesso ho comprato qualche e poi vediamo per le altre cose piano piano. Ascolta. Poi sta a ognuno, se uno riesce a seguire bene il protocollo alimentare è meglio per lui, e se uno fa niente ci avrà un po' più di dolori e basta, cioè poi sta alle scelte di vita. Io purtroppo col lavoro che faccio non posso seguire un'alimentazione, avrei anche degli integratori da prendere prima di pranzo, prima di cena, però non sempre pranzo e cena corrispondono con gli orari consoni, ho sempre delle cose sbagliate. Premetto, per fare medicinali, quel dottore mi ha detto di andare avanti con la mia cura normale, perché giustamente lui non si intromette sulle cose, lui mi ha dato solo degli integratori per sistemarsi, quindi già quello, e poi mi ha detto il tuo organismo capirà da solo quando, introducendo queste cose, vedrai che. Quindi anche mio marito. E niente, ve lo consiglio, cioè se volete provare andate a cercarlo su internet, non sto facendo pubblicità assolutamente, io ci ho messo dei mesi prima che di convincermi, perché giustamente ognuno c'ha i suoi tempi, ci ho messo mesi per glutatione, ci ho messo mesi e sono già contenta, solo che hai una persona che vedevi che stava bene, poi stava male, vorresti che tornasse a star bene, c'è una cosa così, e quindi basta. Questo è tutto adesso, questi sono gli aggiornamenti, io tra poco vado al lavoro, Penelope sta dormendo, le ho fatto il bagnetto stamattina, i due gatti stanno bene, sto facendo andare le lavatrici, praticamente questo è il mio sabato delle pulizie, diciamo, da stamattina così, ho smontato il letto, un po' di cose, anche perché ieri è stata una giornata abbastanza pesante. È domenica, però era domenica, ma così è. Sto aspettando posta perché ho ordinato parecchia roba sul sito di Vova. Le uniche cose che mi sono arrivate sono cose per mio fratello, grazie, che ho quasi per ultime, e invece le mie non sta arrivando niente, spero questa settimana, perché settimana scorsa quando non c'è la postina ufficiale, ci sono i sostituti, non arrivano né pacchi niente, quando torno lei o dalle ferie o da aggiornamenti o da corsi, praticamente si ritrova lei sulla scrivania che hanno lì a Treviglio alle poste, una marea di tacchettini da dare, mi dicono, io non so se arrivano tutti quando arrivo io o se sono gli altri che non li consegnano, perché ti viene anche il dubbio. Va bene, adesso vi la telecamera cellulare. Buona giornata, un bacio. Ciao a tutti! Aspetta, devo spegnerlo da qualche parte, dovrò spegnerlo, vero? Sì, ce la posso fare. Ok.